Fratelli e sorelle, ciao a tutti, ben ritrovati, benvenuti nella puntata numero 29 del campionato Master Definitivo. Allora, al mio fianco, come sempre, il mitico Ale, saluta. Ciao, belli. Eccolo qua, pronti? Allora ragazzi, oggi Fiorentina-Juventus, domani giocheremo Hellas-Verona contro la Juve e avremo in più Dusan Vlahovic e Denis Zakaria. Poi è perché la Coppa Italia, però credo che gli ottavi della Coppa Italia li farò offline e ripartiremo giovedì direttamente da Juventus Salernitana, giovedì anche le Juventus Women live telereaction by il vostro Postman. Detto questo, per questa partita purtroppo non abbiamo Paolo Dybala, che si è infortunato, vai via tu, eccolo qua, 6 giorni fuori Paolo Dybala nella partita contro il Sassuolo, ed ora il nostro futuro ce lo ritroviamo davanti perché abbiamo Fiorentina-Juventus e giocheremo proprio contro Dusan Vlahovic, che tra pochi giorni qui su PES 2021 diventerà un giocatore della Juve. Formazioni per Fiorentina-Juventus, subito via, daje! Eccoci qua ragazzi, interfaccia della partita, ma voleva dire qualcosa il mitico Ale, che volevi dire? Ragazzi, io volevo dire solo che siamo contro i giocatori più forti di tutte le altre squadre. Esatto, che però domani diventerà un nostro giocatore insieme a Denis Zakaria, Juventino, esatto. Allora andiamo al Franchi in 3, 2, 1, via, daje! Fratelli e sorelle, e quindi benvenuti allo stadio Artemio Franchi, Fiorentina-Juventus, giornata numero 19 della Serie A Team. Oh, ridendo e scherzando, abbiamo concluso il girone d'andata e giochiamo contro il nostro futuro prossimo, perché come detto, da domani Dusan Vlahovic sarà un giocatore della Juventus e questa è anche l'ultima partita di Rodrigo Bentancur, è in panchina perché da domani passerà al Tottenham. Poi vediamo se ci saranno offerte per Dejan Kulusevski. Domani venderemo anche Aaron Ramsey al Napoli. Queste le nostre prime operazioni del mercato invernale. Come detto, abbiamo fuori Paolo Dybala che è infortunato. Adesso andiamo a vedere le formazioni per questo Fiorentina-Juventus. Siamo già campioni d'inverno con una partita di anticipo. La Fiorentina di mister italiano scende in campo così: Dragowski in porta, Odriozola, Nastasic, Martinez, Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Amrabat, Callejon, Vlahovic e Saponara. Questa è la viola di Vincenzo Italiano. Risponde la Juve di mister Allegri con Szczęsny in porta, De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alessandro, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Chiesa, Morata, Moise, Ken. In panchina, come detto, Bentancur, che da domani passerà al Tottenham, e anche Dejan Kulusevski, che sin qui non ci è stato ancora richiesto. Avete visto inquadrato Dusan Vlahovic, che sarà il nostro futuro centravanti, tanto nella realtà quanto qui su PES. Torreira, è iniziata Fiorentina-Juve, Nastasic, palla in profondità, colpo di testa da parte di Bonucci, Torreira la mette ancora dentro, attenzione qui, mamma mia, ho rischiato il clamoroso autogol. Cuadrado a cercare De Sciglio, ancora Cuadrado, la palla subito in profondità, si muove Moise Kean, mette dentro questo pallone per il canterano Alvaro Morata. Morata la tocca indietro, attenzione De Sciglio, il cross in area di rigore, anticipo, poi arriva McKennie, palla indietro, Locatelli colpisce un avversario, riparte Torreira, siamo partiti forte, Callejon, palla in profondità, ecco DV7, anzi DV9 nella Fiorentina, gran palla per Saponara, parte Saponara, Saponara, Saponara! Sul fondo, viola vicinissima al gol, grande palla di Vlahovic, lì ci siamo persi clamorosamente Saponara,
E la Viola ha sfiorato il gol e ha fatto uscire bene Szczęsny, secondo me, perché ha chiuso bene lo specchio della porta. Ripartiamo, c'avevo qualche giocatore affaticato, ma questo Fiorentina-Juve con i titolari. Alessandro, De Ligt, ci sarà tempo e modo di fare turnover domani con l'Hellas Verona. Bonucci, serve De Sciglio, la palla per Cuadrado, profondità per Alvaro Morata che qui non riesce nel passaggio, tutto regolare, palla in profondità, colpo di testa di Locatelli. Allora Bonucci a cercare De Sciglio, palla ancora per Cuadrado, si appoggia a Morata, Morata l'imboccata dentro, Moise Kean dentro per Morata, non si conclude l'1-2, riparte la Fiorentina, Callejon, Callejon se ne va qui sulla destra, Callejon viene stretto nella morsa, Chiesa, Alessandro e poi mi ha preso il comando Porco Diaz e ho messo la palla in rimessa laterale. Qui Moise Kean anticipato, Nastasic colpisce ancora Moise Kean alle pudenda e allora sarà ancora rimessa laterale per la Viola. Odriozola a cercare Callejon, tocco indietro, palla dentro, attenzione Callejon, il cross in area di rigore, Bonucci bravo nell'anticipo sul Dusan, attenzione Morata e che è sta pallaccia, Amrabat bene Locatelli, il break, riparte ancora la Juventus, attenzione Locatelli, Locatelli si allarga, c'è Cuadrado da quella parte, attenzione Cuadrado, 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 poi si ferma Cuadrado, Cuadrado non sono riuscito nello scarico. Saponara cerca Vlahovic, esce De Ligt, ancora Amrabat, Torreira, Locatelli in anticipo, partita molto combattuta sin qui, Bonaventura serve Odriozola, palla in area di rigore, Bonucci interviene ma la recupera Saponara, no anzi Cuadrado, Locatelli cerca Morata, palla in profondità per Moise Kean che viene anticipato, Bonaventura, Callejon si lotta praticamente su ogni pallone, grande l'anticipo di De Ligt, no è falloso, calcio di punizione, ma che fallo era, ma che fallo era, ma per piacere dai vado avanti perché mi monta la carogna sul 7 di Callejon. Purtroppo non potremo dare il 7 a Vlahovic perché ce l'ha Soule, Torreira, la palla dentro, colpo di testa, attenzione, area di rigore, Alessandro esce bene, però qui la perdiamo nuovamente, Bonaventura, il tocco per Biraghi, scucchiaiata dentro, Bonaventura, il pallonetto, e sbagliano un altro gol clamoroso, rivediamo, ci hanno graziato, grande scucchiaiata dentro di Biraghi per Bonaventura, che però davanti a Szczęsny clamorosamente non c'entra la porta, sculata numero 2 per la Juve, Postman Allegri 2.0, porco d'inci, Bonucci a cercare De Sciglio, ci stanno graziando troppo, Cuadrado a cercare Morata, tocco dentro, stecca clamorosa, allargato poi su Cuadrado, Cuadrado l'imbucata dentro, McKenny la tocca, Moise Kean, che parata Dragowski, Biraghi poi spazza via, che parata Dragowski con la maglia, con la manica, sì pure Delio, ma che sto ambriaco, con la mano sinistra, ma che cazzo la dico, Morata stecca ancora su Morata, Biraghi, Saponara, il pressing, la palla ancora dentro, attenzione alla Viola che già ci ha graziato due volte, Vlahovic finisce a terra, calcio di punizione per la Viola, da vedemmo che all'ultima ha ammonito Locatelli, all'ultima sta a vedere che Vlahovic ci secca subito, adesso vediamo chi batterà questo calcio di punizione, chiama la palla Vlahovic, non mi dica la batte proprio lui, no la batte Bonaventura, attenzione, attenzione Delio, parte Bonaventura e c'è il gol della Viola e niente da fare ragazzi, calci di punizione, il mio tallone d'Achille, 23esimo, Viola avanti con Jack Bonaventura, esplode il Franchi, la sbloccata la Fiorentina che aveva avuto le due palle gol più clamorose sin qui, io ci ho avuto quel tiro di Moise Kean con la grande parata di Dragowski, ma qui il buon Bonaventura non ha perdonato sul solito calcio di punizione che è il mio vero, ecco qua la pennellata, Bonucci, cosa guarda Bonucci sugli spalti, che cosa guardava Bonucci sugli spalti, vabbè
La pennellata di Jack Bonaventura, il capitano viola avanti. E allora adesso dobbiamo assolutamente svegliarci e cercare il pari prima del primo tempo. Bonucci, nella fine del primo tempo. De Sciglio, oggi decisamente sto scazzando con la cronaca. Quadrado a cercare Morata, Morata la mette dentro ancora per Quadrado. La piglia, non la piglia, mannaggia la miseria. Comunque la nostra. Batti, Quadrado, McKennie, il cross in area di rigore, Moise Kean! Sul fondo, vicinissimi al pari con Moise. Rivediamo, anticipa! Però anticipa Nastasic, ma la palla va clamorosamente sul fondo. Ale vi ha salutato e poi mi ha abbandonato. Come ha visto che la partita si metteva male, si è scappato via. Vabbè. Eccolo, è tornato. Cosa fai, Ale? Mi abbandoni. Attenzione, Locatelli cerca la palla per Chiesa. Non ci abbiamo giocato mai da questa parte. Dopo continuare la mia carriera. Sì, ti aiuto. Attenzione Chiesa, guadagniamo una rimessa laterale. Comunque ho pigliato gol su punizione, casomai tu non te ne fossi accorto, è vero. Bonaventura, chi? Attenzione, Chiesa la mette dentro. Ma dove? Ma perché la dai lì? Ci stava tanto bene Quadrado. Attenzione De Sciglio, cerca Quadrado, palla per Morata, zitto mo, non me fa l'eco però. Torreira, c'era il pressing, Martinez quarta in profondità, Vlahovic fa sportellate, anticipa De Ligt, Callejon, colpo di tacco, gioca bene la Viola, palla dentro, attenzione Callejon, 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 supera anche il tiro, 2-0. Notte fonda al Franchi, 31esimo, Callejon. 2-0, grande palla in profondità e qui ci vuole l'impresa adesso ragazzi, qui ci vuole l'impresa, al 31esimo ne abbiamo presi due, trovato clamorosamente sbilanciato, gran lavoro di Callejon nello stretto, 2-0. Grande Viola, assolutamente meritato, anche se io ci ho avuto due palle gol clamorose. De Sciglio, Quadrado, bisogna farne uno fino alla fine del primo tempo, sennò qui veramente è notte fonda. Però perdo un'altra palla, stecca, punizione. L'ho vista, vai avanti per l'amor del cielo. Vai avanti, calcio di punizione per la Viola. Torreira la mette in profondità, colpo di testa, attenzione Amrabat, poi Morata, cerca Moise Kean che fa sportellate, se ne va Kean, partime Morata, ecco la palla per Morata, attenzione ripartenza da parte della Juventus, se ne va Morata, non lo tiene Nastasic, Morata, il cross in area di rigore, è un passaggio a Dragowski che può far ripartire la Viola, attenzione. Dentro per Amrabat, quindi Saponara, il pressing di De Sciglio, palla toccata, De Ligt, Bonucci cerca De Sciglio, la palla per Quadrado, a cercare Morata, Morata, l'imbucata dentro per Quadrado, bella trama, Quadrado, il cross in area di rigore, anticipato Moise Kean, e poi questa palla con la quale loro ripartono, arriva il pressing, tocco indietro, non capivo a chi la passava, Odriozola, Vlahovic sul pallone, De Sciglio, dai ragazzi, su, bisogna farne almeno uno, dai Edelio, attenzione qua De Sciglio, si fa prendere il pallone, poi recupera De Sciglio, bravo nel recupero, possiamo ripartire con Quadradone che se ne va a destra, supera Torreira, Quadrado, tocco dentro, palla sporcata, arriva Morata a mettere ancora in movimento Quadrado, Quadrado qui sterza, Quadrado, ancora Quadrado che porta questa palla, non c'ha soluzioni, allora la mette indietro, attenzione per McKennie, centrale Dragowski, riparte la Viola, la Juve c'è ma purtroppo ne abbiamo presi due, Torreira, no era Moise Kean, De Ligt, Quadrado, Chiesa, colpo di tacco, McKennie a cercare ancora Morata, 2 minuti di recupero, Morata si ferma, poi la perde, Morata, il tentativo di cross viene fermato, Torreira in profondità, il colpo di testa da parte di Matthijs, Amrabat, Bonaventura, ancora il giropalla della Viola, Vlahovic a cercare Amrabat, Quadrado finisce il primo tempo, 24esimo Bonaventura, 32esimo Callejon, siamo all'inferno,
signori. Al Franchi siamo all'inferno. Citazione dantesca. In terra toscana, possesso palla 45-55. I tiri dicono tutto. Siamo sotto 2-0 e non so manco io come. Dai, e loro? 4 tiri. Secondo tempo, subito. Però ho già fatto due cambi, figliuoli. Fuori Locatelli, dentro Artur. E poi ho tolto De Sciglio. Quadrado indietro, dentro Soule. Chiesa l'ho spostato a destra. Devo fare un secondo tempo alla tutto per tutto per evitare il primo KO in campionato. Artur, Alessandro a cercare proprio Soule, che qui cerca l'imbucata. Arriva Artur, viene anticipato. Allora Callejon, attenzione Callejon. Callejon, Alessandro, gran recupero, poi la perde, palla dentro, attenzione Sottil. Bonucci, anticipo sontuoso. Poi attenzione perché riparte Morata, si fa vedere Moise Ken. Dragowski vola e tiene ancora in tonza la porta della Fiorentina. Incredibile, ragazzi, ce li ho al top i calciatori, ce li ho al top, letteralmente volano. Ma adesso chiaramente Dragowski diventerà Superman, anche se qui il buon Moise Ken gliel'ha sparata in bocca. Mazza e barba Dragowski. Oh, calcio d'angolo per la Juve, cerchiamo di far male sui calci piazzati. È pronto Alessandro, attenzione, 48, cross in area di rigore, il colpo di testa di Ken va sul fondo. Incredibile ragazzi, incredibile. Questa partita mi sembra decisamente maledetta, questa partita. 48, Dragowski al rilancio, la palla in profondità, il colpo di testa da parte di Matthijs, poi Torreira, serve Amrabat, ancora Torreira, la palla dentro per Vlahovic tenta il tiro, poi Callejon, tocco indietro, Bonaventura, la palla ancora per Amrabat dentro per Vlahovic. Artur arpiona un pallone che non sa manco lui come. Poi McKennie cerca Soule da quella parte, gran palla da parte di McKennie, parte Soule, brucia Bonaventura, Soule, la palla per Moise Ken, Chiesa, colpo di tacco dentro, clamoroso per Alvaro che colpisce Dragowski, Morata, e poi calcio d'angolo per la Juve. Ci ha creduto in quella palla Morata, ci ha creduto, e poi chiaramente si dispera perché un'altra palla Chiesa di tacco, qui Morata ci crede, Dragowski, e poi la spazzano in calcio d'angolo. Dragowski ancora applaude, ma lui ha tenuto ancora sulla Fiorentina. È pronto Quadrado, 53, cross in area di rigore, svetta Morata, la palla resta lì, attenzione il tocco indietro, va Matthijs, vabbè adesso, ma che te lo dico a fa? Babbo, questa la devo perdere, Alessa. Ma che mannaggia la miseria. Sì, no, tu consigliami, tu mi devi consigliare perché tu sei il vice allenatore. E quindi mi devi consigliare, Calcio d'angolo ancora per la Juve, è pronto ancora Alessandro alla battuta, attenzione, 54, il cross in area di rigore, la palla resta lì, non ci arriva nessuno, poi arriva De Ligt, palla spazza, non lo so che è successo, Alessandro, una tornare in area, qui Nastasic, attenzione perché c'è Moise Ken, palla allargata, a cercare Odriozola in profondità, colpo di testa. De Ligt a cercare Alessandro, la palla per Soule, Bonaventura interviene, la palla però finisce rimessa laterale, battila subito, Artur, Moise Ken, ancora Artur a cercare Soule, la palla passa, Artur, Moise Ken si gira, stecca clamorosa, poi arriva Quadrado, salta un uomo e calcio di punizione. Mi sembrava strano. Calcio di punizione, ammonito Amrabat. Calcio di punizione per la Juve. Però qui purtroppo adesso non c'ho. Lo so Alessandro. Purtroppo non c'ho Dybala. Se c'avevo Dybala. Qui finisce a terra Moise Ken. Kick con Quadrado. Chi è che c'ho che può battere? O Artur. O anche Soule già 75. Hai visto mai Soule che c'è pennella? Attenzione. Parte Soule alta di un nulla, 59, il nostro Allegri in panchina, rivediamo, di un nulla, è troppo forte, io ho dato troppo forte Ale, mannaggia la miseria,
Dragowski la mette in profondità, il colpo di testa da parte di Bonucci. C'è stata la prestazione sin qui, c'è stata, ragazzi, però se non segni, se non la butti dentro. Attenzione, Odriozola in profondità, anzi era Martinez quarta, colpo di testa di Bonucci, la recupera Torreira. Se non recuperiamo le seconde palle è dura. In profondità, anticipato Chiesa, poi attenzione, la palla dentro per Mois, per McKennie, allora Morata cerca Mois e Ken, allarga su Soule che se ne va da quella parte, Soule si ferma, torna indietro, il cross in area di rigore, Dragowski prende anche questa. Babbo, ma questa la devo perdere, Alessandro. Questa la devo perdere, Ale, non c'è niente da fare. E vabbè, va bene, non va bene, a perdere poco la Fiorentina, se permetti, Merode, ma vabbè, pazienza, che dovremmo fare? Aspetta un attimo, facciamo l'ultimo cambio, ferma tutto, offline subito. Ultimo cambio, ragazzi, fuori? Fuori, McKennie. Dentro? Rabiot. Così, con questi andremo fino alla fine, manca meno di mezz'ora e ne dobbiamo fare almeno due per pareggiare, ragazzi, almeno per portare a casa un pareggio che, per come si è messa questa partita al Franchi, sarebbe veramente oro. Torreira la mette in area di rigore, colpo di testa da parte di Matthijs, la recupera Morata che fa ripartire la Juve, la chiama Artur, dai che lo bruci Amrabat, Ciccicocò, Bonaventura, attenzione, la palla dentro, c'è Vlahovic, tocco indietro, poi Odriozola, il cross in area di rigore, Vlahovic ha fatto la ronaldata, mamma mia, Vlahovic ha cercato di darci l'ultima veramente dispiacere prima che diventasse un giocatore della Juve. Morata, tocco dentro, Moise Ken, l'imbucata per Soule, Matthijs Soule, 1-2, siamo ancora vivi. Dai Postman, che c'hai 20 minuti più recupero, dai Postman, la riapri Matthijs Soule, il Dybala del futuro, la riapre lui col numero 7 per la Juve, accorcia, grande palla di Moise Ken, e qui Soule se la piazza, e di sinistro batte Dragowski, 1-2. Babbo, ancora ci siamo, eh? Forse possiamo fare anche il 3, sai? Però... Soule la riapre lui, e qui esulta così. Chi? Soule. No, gli ha dato il 7 perché è il primo numero libero. Capito, gli dà un automatico, non si possono cambiare quando stai in stagione. Torreira a cercare lateralmente Odriozola. Lo porta nella Under 23, dov'è? Nella primavera, la Under 23, Amrabat a cercare Sottil, il pressing da parte di Cuadrado pressa ancora, recupera Artur, poi la perde, attenzione, c'è poi Bonaventura, esce Rabiot, cerca ancora Soule, la palla in profondità per Moise Ken che se ne va, Moise Ken stecca ancora, clamorosa, Moise Ken, area di rigore, la mette dietro per... No! Non è possibile, dai però, fermo, mo. Che cazzo non la fai? C'era fallo, ma non ce l'ha fischiato, Ale, non ce l'ha fischiato. Perché? Mannaggia la miseria. Si dispera il canterano, vediamo se ci sta il giallo per il fallo lì che c'è stato. No, ma che, niente. Intanto è uscito Vlahovic ed è entrato... Kokorin nel, e quindi Vlahovic ha chiuso la sua esperienza alla Fiorentina. Attenzione però, la Juve vuole tentare uno degli ultimi assalti, c'è qui ancora Soule che porta questa palla, Soule, c'è la partenza da parte di Alessandro a sinistra, Alessandro il cross in area di rigore, porca miseria, non è possibile, Alessandro, altra palla gol, ragazzi, incredibile, partita assurda, la mette fuori Moise Ken, lo so, 76, tu dimmi il tempo sopra, palla in profondità, De Ligt non ci arriva, Alessandro, Soule, la palla per Rabiot, apre su Artur, a cercare Chiesa che si può prendere un po' di campo, Chiesa,
tocco dentro, Morata dentro ancora per Chiesa, l'anticipo da parte di Biraghi, tutto legale, riparte la Viola, attenzione Sottil, Sottil, arriva Artur, stecca, calcio di punizione per la Fiorentina. Dai, su, vai avanti, su. Ancora calcio di punizione per la Viola, è pronto Torreira, siamo quasi all'ottantesimo, il cross in area di rigore, ho giocato una delle mie migliori partite, Sottil! Mamma mia che parata Tech! Ripartiamo da Chiesa, attenzione perché c'è la partenza da parte di Morata che però viene anticipato. Allora Martinez quarta, Nastasic la mette in profondità, il colpo di testa, poi Chiesa sbaglia, Torreira, il tocco per Bonaventura, persa Rabiot, poi la palla resta lì, la tiene ancora Torreira, Bonaventura l'imbucata, attenzione il tiro ribattuto e poi c'è ancora Rabiot, cerca da questa parte Chiesa, Chiesa c'è la stecca, da tutto regolare, oh, ma non c'è fischia un Kaiser, mazza se è fallosa la Fiorentina, la palla dentro Callejon, resta lì Cocorin, Szczęsny, minuto 85, qui l'ho riconsegnata a loro, guarda tu, attenzione Cocorin, Biraghi dentro per Sottil, Sottil la sposta, poi qui la rimette dentro, che cos'è, calcio d'angolo, 87, la Viola si porta la palla dall'altra parte, noi dobbiamo fare una ripartenza, Bonaventura la mette in area di rigore, Cocorin l'anticipo, poi attenzione Odriozola, esce Chiesa, Odriozola, Morata, può ripartire Morata che non ne ha più, attenzione Morata, Morata parte Moise Ken qui la recupera, tocco dentro Chiesa, sono sbilanciati, la palla dentro, attenzione per Rabiot, steso, no, non già fischiato, 94, sulla palla Odriozola in profondità, colpo di testa da parte di Bonucci, Artur non ci arriva, la tiene Bonaventura, Bonaventura esce De Ligt, stecca Bonaventura, Callejon, il cross dentro, la prende Szczęsny, dai che dobbiamo ripartire subito, laterale a cercare Chiesa, Chiesa c'è dentro, Artur riparte la Juventus, Artur vede dentro, Moise Ken, anticipato, la palla resta lì, attenzione perché arriva Saul e la spara su Dragowski, incredibile ragazzi, incredibile, incredibile, e non sono riuscito a tirare, me l'ha spostato, vedi, poi l'ho passata indietro, c'è sì, calcio d'angolo c'è, adesso vediamo con chi lo battiamo, vediamo con chi lo battiamo, ci abbiamo 76, Arturo 82, ma no, ma qui mi ci vuole un mancino, aspetta, mi ci vuole un mancino qui, un mancino mi ci vuole qui, qui mi serve un mancino perché mi serve la traiettoria un po' ad uscire, attenzione Alessandro, il cross da rigore, svetta, poi c'è Artur, palla spazzata via e finisce qui ragazzi, una sconfitta mi sento di dire assolutamente immeritata, vero Ale? Almeno il pareggio ce lo meritavamo ragazzi, ci consoliamo con Dusan Vlahovic che arriverà alla Juve, però arriva la prima sconfitta in campionato, il primo gol in bianconero di Mattias Soule, vediamo i numeri di fine partitale, dai, che iella, possesso palla 47-53, guarda i tiri, dai Ale, loro 10 tiri, noi meritavamo il pari, meritavamo il pari. Eh sì, però 0 punti Ale. Allora chiudiamo il file, numeri di fine partita ragazzi, Dragowski 7, dice tutto, 7 Bonaventura, 7 Callejon, per noi prende 7 Ken, 7 e mezzo Mattias Soule, vediamo i risultati della giornata numero 19, Fiorentina Juve 2-1, Hellas Verona Sassuolo 0, Salernitana Venezia 1-0, Spezia Genoa 0-0, Bologna Napoli 0-1, seconda pagina, Sampdoria Cagliari, Lazio Inter, Empoli Torino, Atalanta Udinese, Roma Milan, per una classifica che vede la Juve a 44 punti, ma la Roma, attenzione ragazzi, la Roma 42 punti, Inter 38, Lazio 37, si sono rifatte sotto ragazzi, andiamo avanti perché adesso dovrebbero arrivare
Ecco qua ragazzi, ci sono stati tutti i rinnovi contrattuali, chiaramente ho tagliato tutto, soltanto per farvi vedere, eccolo qua, Denis Zakaria e vi faccio anche vedere Dusan Vlahovic. Tra l'altro nella pausa invernale potete anche cambiare i numeri e quindi ho dato il 7 a Vlahovic e ho dato il 28 a Denis Zakaria. A domani con Hellas Verona Juve, ci dobbiamo rialzare perché abbiamo perso. Chi saluti? Ai prossimi appuntamenti e come sempre fino alla fine, Vamos Juve! Ciao a tutti, a domani, ciao!